del funzionamento del consorzio socioassistenziale, o di passare a una forma di delega, che consentisse sempre il controllo dei comuni, avrebbe sempre consentito di ridurre i costi di gestione proprio per compensare questa riduzione dei trasferimenti. Quindi secondo me qua si confonde un po' il piano politico con il piano di una corretta ed efficiente gestione da parte di chi deve gestire appunto i servizi. Ed è anche vero che comunque determinati servizi sono stati compressi negli anni. Siamo arrivati, purtroppo per mia ignoranza non conosco assolutamente tutto l'ambito della socioassistenza, conosco solo casi specifici che ho incontrato nella mia attività consigliare, e ce n'è uno che è più importante di tutti, per la mia esperienza personale, e che ad esempio riguarda sempre i centri diurni, il trattamento della disabilità. Questa ASL ha visto l'introduzione del concetto della doppia frequenza, cioè chi frequenta un centro diurno non può essere ospitato in una struttura residenziale e viceversa, per cui si integrano in una struttura residenziale, si cercano di integrare delle funzioni riabilitative che il centro diurno spesso in realtà non è in grado di offrire. Io mi ricordo di una domanda all'epoca alla dirigenza della socioassistenza sulle liste di attesa, no? Mi ricordo sull'entità della lista di attesa, c'era un numero, 11 persone in lista d'attesa. Mi ricordo la risposta curiosa, che poi ho capito solo un anno dopo, e che era: per noi la lista d'attesa è di 11, per l'ASL non c'è. Perché questo? Perché l'ambito socioassistenziale, giustamente, in un ambito di compiti diversi, integrati ma diversi, si pone in competizione naturale, perché c'è una compartecipazione nelle spese, con l'ente amministrativo che è l'ASL, e quindi nello svolgere e nel fornire determinati servizi si pone una naturale dialettica tra gli enti, che è sana. E ovviamente io privilegio la parte di scelta politica e socioassistenziale, che cerca una copertura massima delle esigenze reali che gli utenti hanno, e non a interventi diciamo palliativi o di ridotta portata rispetto alle esigenze degli utenti. Queste riduzioni di servizi, adesso ho fatto un paio di esempi che conosco, non sono dettati da responsabilità degli enti gestori della socioassistenza, ma dal dover affrontare, appunto, come dicevo prima, i ridotti trasferimenti da parte della Regione in questo campo. Ora però, come risolvere queste problematiche, come affrontarle, lì sì che si attuano scelte politiche, e per questo noi eravamo contrari al passaggio alla delega all'ASL, perché in quella convenzione vedevamo in nuce ed espresso esplicitamente un'attività politica di indirizzo, e vedevamo prevalere una pura attività amministrativa, di gestione amministrativa burocratica, e mancava una parte forte che era la presenza politica. Per cui noi siamo contentissimi del ritorno alla forma di gestione diretta, che poi si esprima con un consorzio piuttosto che come in questo caso alla delega ad uno degli enti associati, diciamo, che si uniscono, va bene lo stesso. Per cui non siamo contrari, anzi noi non avremmo mai voluto passare alla delega all'ASL, non siamo contrari a questo passaggio, ma come ben ricordavano due consiglieri che mi hanno preceduto,
i tempi, i modi sono anche importanti. La forma e sostanza, perché dare la possibilità di effettivamente agli organi consiliari di incidere o perlomeno di provare a incidere non è solo forma ma è sostanza. Per questo motivo siamo critici nei confronti di questa proposta di delibera, per questo motivo e per i motivi espressi prima, perché secondo noi di fatto è semplicemente una trasposizione della delega delle funzioni dall'ASL all'ente capofila che è il Comune di Bra, senza nessun altro passaggio ulteriore che invece sarebbe stato opportuno affrontare a nostro avviso proprio in occasione di un passaggio di questa portata. E in generale quindi metodi e forme che sono sostanza nel dibattito e nell'attività consigliare, che come diceva bene il collega Ab, spesso sono traditi. Io mi voglio ricordare due episodi, mi pare l'anno scorso addirittura un presidente di commissione che non sapeva neanche che avessero convocato la commissione, la commissione l'ha convocata in saputa del presidente. Ma mi ricordo il primo episodio, per rafforzare quello che raccontava, l'esperienza che raccontava il consigliere Abderrahman, mi ricordo il primo episodio alle primissime esperienze della mia attività consigliare. Io sono presidente di una commissione, andai in segreteria a chiedere ma nel momento in cui devo convocare la commissione come faccio per cercare di mettere d'accordo tutti i commissari e per preparare e per stabilire la data della convocazione? Beh, la risposta è stata: ma veramente è l'assessore che ci dice quando convocare la commissione. Questa è l'esperienza reale, vissuta, pratica, per cui nella forma c'è un passaggio che però non rispecchia la sostanza. E proprio riguardo a questo argomento, lo facevo notare prima, devo dire che io sono arrivato alla proposta di mozione che abbiamo discusso prima, proprio perché non c'è stata alcuna possibilità di discussione in quella sede consiliare, di discutere quei punti, quelle proposte, e non è stata data neppure agli altri commissari, perché non è una questione personale, agli altri commissari di fare delle loro considerazioni sul lavoro modestissimo che avevo fatto io. Ma questo capita in commissione socioassistenza, capita in commissione lavori pubblici, è capitato in commissione finanze. Mi ricordo un altro gustosissimo episodio, sempre all'inizio della consigliatura, quando io mando una missiva al presidente della commissione finanze di allora e qualche minuto dopo, anzi qualche ora dopo, mi chiama l'assessore, non il presidente della commissione, l'assessore. Cioè, e il problema è che manca effettivamente nello svolgimento reale pratico la possibilità per tutti i gruppi consigliari e specificamente dei gruppi di minoranza che sono all'oscuro di tutto quello che capita, di effettivamente poter incidere, ma soprattutto di poter partecipare. Perché forse i nostri concittadini non lo sanno, ma un consigliere comunale potrebbe benissimo, del comune di Bra come in qualunque altro comune, anzi faccio il mio esempio personale così è più semplice, io potrei vivere a Bogotà, io vengo qui una volta al mese, una volta ogni due mesi, sono presente in consiglio comunale, ma di fatto non svolgo nessuna attività consigliare, non partecipo. Non succede niente, eh? Io ho solo l'obbligo di partecipare alle commissioni. E in questo sistema funziona benissimo, perché tanto se non c'è niente da dire e nessuno è pronto ad ascoltarti, ti dà la possibilità di essere ascoltato. Ma se invece vuoi partecipare e vuoi lavorare, invece questo sistema è estremamente frustrante,
perché c'è solo la facciata della partecipazione, ma manca la sostanza. E io devo ringraziare il consigliere Ab perché nel citare, nel dire pubblicamente queste cose, adesso io ho esteso un po' il discorso, ma nel dire, nel denunciare pubblicamente questo problema di meccanismo pratico, effettivo di funzionamento degli organi consigliari, mi ha dato l'opportunità, visto che siamo, visto che poi la mia mozione originava proprio da un problema simile, di parlare di queste cose, perché è bene che queste cose escano finalmente fuori. Noi già come comune abbiamo un grosso problema: non abbiamo adunanze pubbliche delle commissioni consigliari, e nei comuni di queste dimensioni è un fatto quasi unico e non ha nessun senso che sia così. Quindi non abbiamo la pubblicità delle commissioni, non abbiamo neanche la pubblicazione dei verbali, non c'è pubblicità delle convocazioni. E quindi è chiaro che tutto viene svolto in un ambito molto ristretto. Ma se poi in questo ambito molto ristretto non c'è poi la possibilità pratica per i consiglieri di partecipare e di portare delle proposte, modestissime per carità, ma di poterle discutere effettivamente, ecco che a questo punto il ruolo diventa veramente limitante e frustrante. Quindi il punto importante e negativo di questa delibera non è il contenuto della convenzione in sé, che è un mero contratto, ma è tutto ciò che sta dietro, come ci si è arrivati, che è un fatto quasi paradigmatico di come arriviamo a tutte le votazioni di regolamenti, convenzioni, eccetera. Lo vedremo dopo nella votazione per il regolamento della biblioteca, i passaggi sono, quel passaggio lì è ancora peggio da questo punto di vista, no? Perché prima abbiamo visto la pubblicazione del regolamento e poi ne abbiamo discusso, della proposta di delibera e poi ne abbiamo discusso. Quindi il punto essenziale per noi quindi è che in questo caso il passaggio formale per arrivare a questa proposta di delibera non è condivisibile, non è condivisibile neanche il testo della convenzione, l'abbiamo già espresso prima nella nostra proposta di mozione. Grazie Presidente. Grazie. Quindi la mia proposta di parlare insieme della mozione e della delibera non era poi così peregrina, perché sostanzialmente si torna a dire quello che si è già detto prima. Comunque, questo è un inciso che non sposta e non toglie, non aggiunge nulla. Allora, c'era l'assessore Fogliato che aveva chiesto la parola. Prego, assessore. Bene, io entrerei solo in merito un attimino ad alcuni dati che sono stati enunciati prima, perché credo che anche se importante, visto che i numeri non hanno un colore, eccetera, enunciarli in termini corretti. Soprattutto numeri che sono stati riportati in un incontro pubblico di qualche anno fa, aperto al pubblico, non organizzato dalla maggioranza, organizzato da un'associazione, dove si è intervenuti, c'era interventi sia di minoranza che di maggioranza. Riprendo un attimino l'intervento correttissimo fatto molto bene dal sindaco quando ha ripercorso i vari passaggi. A un certo punto c'è stato il passaggio dal consorzio alla delega all'AS. Uno degli intendimenti, degli obiettivi che si è posto l'allora comitato dei sindaci, proprio perché ha svolto e ha continuato a svolgere sia la funzione di controllo e di indirizzo, e nell'ambito della funzione di controllo e di indirizzo è stato quello di rivedere i servizi e di far sì, noi partivamo da una situazione, questo è un dato di fatto, dove rispetto agli altri consorzi la quota che mettevano i vari comuni consorziati sommato era in percentuale la più alta, quasi il 50% delle entrate nel pareggio di bilancio del consorzio era dato dalle quote che davano i singoli comuni, cosa che non avveniva negli altri consorzi per n motivi. Bene,
Nel ruolo di controllo e di indirizzo è stato dato come obiettivo di lavoro comune, dei vari comuni, di rivedere i servizi per far sì che a parità delle cifre che i comuni continuavano a dare, in questo caso alla delega all'ASA, senza togliere niente, ma ci fosse uno spostamento dalla parte amministrativa alla parte operativa, cioè servizio degli utenti. E dati ufficiali di bilancio, che sono fermi al 2014, potrebbero aumentare se facciamo uno step di questi ultimi anni, circa 200.000 euro sono stati spostati dalla parte amministrativa alla parte operativa. Questo ha permesso di aumentare, e sono dati ufficiali di allora, da 2.869 a 3.225 persone seguite nell'ambito famiglie minori, da 1.443 a 1.625 utenti seguiti nell'ambito di anziani e promozione sociale. Ne avrei altri, eccetera, ma non voglio rubare troppo tempo. Vi ho portato dei casi, perciò vuol dire che anche nell'ambito della delega all'ASL, che in parte è stato gioco forza per i motivi che ha detto bene il sindaco e vi ho richiamato adesso, però comunque col fatto se ci si pone come questione fondamentale l'attenzione al territorio e perciò l'indirizzo per il fatto che la maggior parte degli utenti in qualche modo si entrino nell'OMA, la maggior parte, poi certamente che c'è tanto lavoro da fare, tante cose forse si potevano fare meglio, poi la burocrazia ha bloccato, non sempre è stato facile anche l'interfacciarsi con chi aveva dei compiti manageriali in tal senso. Nel momento in cui si è arrivati al passaggio a questo tipo di convenzione, sempre qui, memori degli obiettivi detti in precedenza, il comitato dei sindaci, per rimanere fedele, ha detto: qual è il modo di continuare a far sì che l'ammontare delle entrate sia l'aspetto minore per la parte amministrativa, ma si continui a incentrare il core business sul discorso dell'operatività socioassistenziale? È il fatto della convenzione a un ente comunale, il più grosso, come sugli esempi portati bene dal sindaco prima, di altri esempi di altri comuni. E si continuerà a lavorare in tal senso. Dobbiamo anche ringraziare il grosso lavoro di coordinamento fra i nostri uffici della ragioneria con gli uffici ragioneria dell'ASE e i nostri revisori dei conti, proprio per far sì che non solo ci sia stata la copertura contabile dei progetti socioassistenziali, ma ci sia anche la possibilità dell'esborso monetario. Questo è stato un lavoro non semplicissimo, perché i metodi di contabilità, adesso sintetizzo, sono diversi fra quello dell'ente comune e quello dell'ente ASL. Pertanto c'è stato un lavoro di squadra veramente molto forte, ma sempre avendo come obiettivo la persona, il cittadino, perché non è sufficiente dare copertura contabile, ma è importante dare copertura monetaria. Grazie all'assessore. Allora, se non ci sono interventi, mi pare che tutti abbiano espresso il consigliere Tripodi è uscito
È uscito, ok. Alle 20:30. Sì, sì, anche perché sono solo le 21:05. Consigliere Milazzo, prego. Grazie Presidente. Visto che non ci sono interventi, giusto per non rubare tempo alla discussione, mi permetto di fare una precisazione. Per quanto riguarda la Commissione Socioassistenza, gli argomenti e le convocazioni non sono mai state decise dall'assessore di competenza, ma ho sempre parlato con la funzionaria, che è la dottoressa Basano, per poter decidere quando e come convocare. Di certo nelle convocazioni abbiamo sempre anche in riferimento, forse la prima è stata decisa come data e come ora, diciamo argomentando tra me e l'assessore, ma ed l'eventuale funzionario che doveva essere presente, ma di certo le altre date sono sempre state stabilite in precedenza, poi durante la commissione stessa. Mi auspico per un buon lavoro di tutti, comunque, che siano sempre tutti presenti, puntuali e presenti alle convocazioni, perché è essenziale, perché è vero che quattro commissioni, ad esempio, faccio l'esempio della mia commissione, ovviamente non posso andare in merito ad altre, quattro incontri sono stati pochi per sviscerare questo argomento, ma è anche vero che dovremmo auspicare un pochino, poi ci possono essere dei motivi validissimi per ciascuno, comunque in questo modo, comunque sempre puntualità e presenza. Grazie. Grazie a lei. Allora, se non ci sono più richieste di intervento, io pongo in votazione la delibera numero 9. Queste die. Sì, poi sarà anche votata l'eseguibilità. Quindi prenotiamo, segnaliamo la presenza. Quindi dovremmo essere 16, giusto? Sì. Manca, ok, va bene. Presenza segnalata, si vota. E anche immediata eseguibilità. Sì. Va bene. Votazione chiusa. 10 favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti. Passiamo adesso all'immediata eseguibilità. Segnalare la presenza. Va bene, tutti segnalati, si vota. Votazione chiusa. Stesso risultato, 10 favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti. Passiamo alla proposta numero 10, regolamento della Biblioteca Civica Giovanni Arpino. La parola all'assessore Bailo. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il regolamento della Biblioteca Civica Giovanni Arpino, sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale, è stato oggetto in data 10 aprile di un accurato esame da parte della Commissione Cultura, ove come noto siedono i rappresentanti nominati da tutti i gruppi presenti in Consiglio Comunale. In tale sede non sono stati avanzati rilievi di alcun tipo. Tale regolamento è poi stato sottoposto la scorsa settimana all'esame della Conferenza Capigruppo, che ha fatto proprie alcune delle osservazioni presentate in tale ambito da alcuni consiglieri comunali, correzioni che sono riportate nel testo che vi viene sottoposto e per il quale si richiede, ove condiviso, l'approvazione. Le modeste modifiche apportate sono evidenziate in grassetto, trattandosi di singole parole o più raramente di intere locuzioni. Sono invece eliminate con una linea barrata le parole cancellate. Tale regolamento, inevitabilmente tecnico e persino minuzioso,
elaborato dal dirigente e dal personale della biblioteca su impulso dell'amministrazione, viene a sostituire quello precedente approvato dal Consiglio Comunale nell'ormai lontano 1980. Molte cose sono cambiate da quella data nella società e in quel microcosmo sociale che si chiama Biblioteca Civica. Il regolamento sottoposto alla vostra attenzione ha recepito tali novità e viene così a fotografare e normare il presente della nostra biblioteca. In modo particolare, il presente regolamento è chiamato a disciplinare il passaggio dal prestito cartaceo a quello informatico, che diventerà operativo nei prossimi mesi, e contestualmente a normare meglio l'accesso alle postazioni informatiche che consentono l'utilizzo di Internet. Queste in sintesi le novità più significative di un lavoro per il quale ringrazio il dirigente e il personale tutto della biblioteca, in modo particolare Luisa Agricola e Daniele Riva. Grazie all'assessore alla cultura. Tutti penso abbiamo ricevuto la copia delle modifiche apportate in sede di capigruppo. Allora, a quanto pare nessuno chiede la parola, quindi se nessuno chiede la parola, consigliere Lase chiede la parola. Prego. In realtà, ci fosse un consigliere che si chiama Nessuno, nessuno chiede la parola. Ma in realtà, vabbè. Grazie, prego, Presidente, e la prego di risparmiare le sue freddure per un po'. Sì, ma è ancora presto, Presidente. Allora, su questo regolamento della biblioteca, in commissione consigliare è stato portato il regolamento, e infatti questo è il motivo per cui abbiamo la copia modificata a seguito della discussione che abbiamo avuto, dopo che il regolamento era pubblicato nell'ordine del giorno di questo Consiglio. Come dicevo già prima, anche qui in questo caso ci è stato chiesto di discutere del regolamento nel giro di un'ora e mezza in sostanza. E penso che questo di nuovo non sia corretto nella forma e nella sostanza, corretto e rispettoso delle prerogative dei consiglieri riguardo al loro specifico compito. E a nulla vale l'indicazione che ha dato l'assessore nella presentazione, che l'argomento sarebbe stato presentato in commissione comunale un mese prima, perché io sono consigliere comunale e la mia attività consigliare la svolgo nelle commissioni consigliari. E il gruppo che rappresento svolge l'attività consigliare nelle commissioni consigliari. E quindi bisogna dare l'opportunità ai consiglieri di partecipare alla discussione sul regolamento nei tempi e nei modi corretti. Ora, oltre a questo, andiamo un attimino sul sodo del regolamento. Il regolamento va ad attualizzare un regolamento nato nel 1980, come diceva prima l'assessore, e nel fare insomma, confessando la mia ignoranza quasi totale sul tema, facendo una piccola analisi, un piccolo studio,
ho trovato delle esperienze interessanti in cui, nei regolamenti delle biblioteche comunali si citava come entità di gestione della biblioteca stessa non semplicemente un dirigente o un'altra figura, diciamo, designata dall'amministrazione, ma un consiglio di biblioteca, poi possiamo chiamarlo come vogliamo, mi sembrava interessante perché il consiglio di biblioteca è un'entità che, in cui siedono sia i rappresentanti della parte, diciamo, politica e amministrativa del comune, dell'ente, sia il gestore pratico dell'attività della biblioteca, ma soprattutto la parte dell'utenza, perché la biblioteca, come qualunque altro servizio, è rivolto all'utenza ed è giusto che l'utenza, in ogni ambito dei servizi resi al pubblico, possa partecipare. Ora, questa proposta che ho portato in sede di commissione è stata respinta, ma devo dire, anche perché non ci sarebbe stato il tempo materiale di elaborarla e di scrivere un testo puntuale, non ce n'era il tempo. E qui devo confessare la mia seconda ignoranza, perché in realtà questo ente, questa entità del Consiglio di Biblioteca non è un'invenzione di qualche comune, ma è una previsione specifica della legge regionale del 1978, che mi risulta l'unica attività normativa, emendata poi nel 1981, che la Regione ha mai fatto riguardo alla biblioteca e al funzionamento del sistema bibliotecario. E cito quindi l'articolo 4 della legge del 1978, abbiate pazienza, ma non mi sono segnato il numero, non mi ricordo. 78, grazie. L'articolo 4 dice: al fine di conseguire gli scopi di cui al precedente articolo 2, gli enti locali adottano, acquisite le osservazioni tecniche dell'assessorato competente, regolamenti che assicurino la democraticità dell'istituto per quanto attiene all'amministrazione, alle funzioni attribuite al personale, all'ordinamento interno, ai rapporti con il pubblico, all'espletamento dei servizi e ai programmi di attività culturale. Cioè si pone un punto ben preciso, riassunto nella democraticità dell'istituto. Ma ancora più importante, l'articolo successivo, il 5, si dice: la gestione della biblioteca è affidata al consiglio di biblioteca e al bibliotecario direttore. Fanno parte del Consiglio di Biblioteca i rappresentanti del Consiglio Comunale, delle forze sociali e culturali, degli utenti e del personale della biblioteca. Salto un comma: i rappresentanti del Consiglio Comunale devono essere eletti con modalità che garantiscono la presenza della minoranza. Il regolamento della biblioteca, di cui al precedente articolo 4, determina la composizione, le modalità di nomina, l'attribuzione e il funzionamento dei consigli di biblioteca. E poi l'articolo 6 specifica anche che cosa dovrebbe fare questo Consiglio di Biblioteca. Il Consiglio di Biblioteca propone al Consiglio Comunale gli indirizzi della politica culturale dell'istituzione, dei programmi di attività, i criteri per l'utilizzazione dei contributi regionali, eccetera, eccetera, eccetera. E dentro il mese di settembre di ogni anno il Consiglio di Biblioteca presenta al Consiglio Comunale per la discussione e l'approvazione una relazione sull'attività svolta, nonché su quella da svolgere nel successivo anno. Non leggo adesso tutta la legge, ho già letto moltissimo. In effetti, nella fretta della discussione nella conferenza capigruppo, non c'è stato sottoposto il regolamento vigente, no? E il regolamento vigente infatti prevede questo consiglio di biblioteca, il nostro, perché nel 1980 recepiva la prescrizione della legge regionale. Ora, al di là
delle prescrizioni della legge o meno. Quello che io pensavo, diciamo, essere moderno, brillante nel 2017, in realtà era un vecchio concetto già stabilito da una legge regionale del 1978, e allora a maggior ragione non vedo il motivo per cui nel passaggio da un regolamento all'altro, proprio per come dire, adeguarsi all'innovazione tecnica e sociale della società in cui viviamo, dobbiamo modificare il regolamento. Però buttiamo via tutta questa parte qua, quella che la legge regionale del 78 chiamava democraticità dell'istituto. E mi chiedo come mai fino ad oggi quel regolamento non sia stato rispettato, il regolamento vigente. Assessore, anzi chiedo scusa assessore, presidente, io chiedo all'assessore perché fino ad oggi quel regolamento, almeno nella mia esperienza consigliare, non è mai stato rispettato. E da questo punto di vista, quindi anche qui, mancanza di tempi, trasposizione faticosa, mi immagino, da parte dei funzionari e della dirigenza degli uffici preposti. Tra l'altro ringrazio, non so se sia bibliotecaria o la bibliotecaria, che ha anche avuto ancora la pazienza di spendere del tempo alla fine della seduta per discutere sul tema in questione. Capisco questa fatica, la rispetto, pretendo anche però che ci sia la data, la possibilità per chi vuole fare anche solo una piccola parte della fatica che hanno svolto gli uffici, poter vedere che la propria fatica possa avere almeno uno sbocco, una possibilità di discussione. E questo tema posto dalla legge del 1978 a me sembra un tema piuttosto importante. Non vedo ragioni per cui debba essere espunto dal regolamento attuale, e vista l'applicazione del regolamento attuale, direi anzi dovrebbe essere rilanciato e reso attivo nella pratica con tutte quelle previsioni della legge regionale, e ritengo quindi che questa proposta di delibera debba essere rinviata a una successiva adunanza del Consiglio, perché effettivamente si facciano delle riflessioni su quanto ho detto adesso, ma questo è solo il pensiero del mio gruppo consigliare, ma anche su altri spunti che la mancanza di tempo che abbiamo avuto tutti come gruppi consigliari di riflessione su questo regolamento non ci ha permesso di produrre, o per chi avesse mai intenzione di farlo, avere effettivamente la possibilità di farlo. Un'altra notazione tecnica che mi interessava approfondire era quella che nell'articolo 4 e 5 del regolamento che è stato proposto, anzi nell'articolo 4 se non vado errato, ho perso il regolamento, ma sintetizzo, nell'articolo 4 si dice che il funzionamento della biblioteca è affidato ad un dirigente o un suo delegato e al personale tecnico, amministrativo, eccetera. Ecco, sempre la legge del 78, all'articolo 15, stabilisce che la gestione della biblioteca, la direzione della biblioteca, anzi lì si parla solo di gestione, non esiste la differenziazione, è affidata a un bibliotecario, chiedo scusa. Mentre qui all'articolo 5 si fa differenza tra direzione e gestione, dove la gestione della biblioteca comunale si dice affidata al personale detto alla biblioteca, dove per gestione qua si intende, diciamo,
la conduzione operativa, no, della biblioteca, dal senso dell'enunciato dell'articolo. Quindi quello che viene chiamato direzione all'articolo 4 di fatto è quello che la legge intende come gestione. E allora volevo capire se sia possibile o meno che effettivamente la direzione, o diciamo la gestione nel senso della legge regionale, sia affidata a un dirigente e non invece a un bibliotecario come indica la legge regionale, ma soprattutto al di là, diciamo, del formale rispetto della legge regionale, capire effettivamente se abbia un senso che la direzione intesa come gestione e quindi tutte le responsabilità tipiche della conservazione, dell'archiviazione, della raccolta, della rendicontazione, scusate se non uso i termini giusti, della rendicontazione in regione, delle attività legate alla biblioteca, al sistema bibliotecario in generale, siano in capo a un funzionario, un dirigente che, seppur diciamo di provata abilità, non ha effettivamente le competenze indicate dalla legge stessa che sono necessarie per svolgere attività estremamente, estremamente specifica. Grazie Presidente. Grazie. L'assessore vuole rispondere subito? Sì? L'assessore quindi può già rispondere alle richieste, ai rilievi. Prego, assessore. Dunque, in merito alla proposta di prevedere l'istituzione, anzi il mantenimento di un consiglio di biblioteca, pur previsto dal regolamento ancora in essere, come giustamente evidenziato, e dalla legge regionale 78 del 1978 ampiamente citato, occorre precisare che la stessa legge regionale sarà oggetto nei prossimi mesi di profonda revisione per adeguarla al mutato quadro normativo, proprio ne sia che l'articolo 5 della suddetta legge, ormai vecchia di 40 anni, l'articolo che lei ha citato, si apre testualmente dicendo: la gestione della biblioteca è affidata data un consiglio di biblioteca, ove invece è di tutta evidenza che oggi la gestione di un servizio comunale non possa più essere affidata ad un organo politico, latamente politico, ma debba necessariamente essere di competenza della struttura gestionale e del comune, e in particolare del dirigente competente e dei responsabili del servizio. Ciò in seguito alla riforma degli eventi locali avvenuta alla fine degli anni 90, con la conseguente separazione delle attività da un lato di indirizzo politico che spettano all'ente e dall'altra di gestione del servizio che spettano al dirigente e al personale, separazione che ha trovato definitiva attuazione nell'emanazione del testo unico degli enti locali. È vero che il regolamento, questo regolamento, avrebbe potuto prevedere ancora l'istituzione di un consiglio con compiti di indirizzo e di supervisione, ma noi abbiamo ritenuto più opportuno demandare informalmente gli stessi alla Commissione Consigliare Cultura, che è competente per materia, e ciò anche al fine, la Commissione Comunale Cultura competente per materia, ciò anche al fine di rendere più snella ed efficace la struttura ed evitare potenziali conflitti di attribuzione tra le diverse commissioni. Peraltro evidenzio che questa scelta è una scelta che è stata condivisa anche da altre realtà provinciali che sono andate ad adeguare i loro regolamenti recentemente e lo hanno fatto senza più prevedere l'istituzione del Consiglio di Biblioteca. Cito ad esempio il Comune di Fossano e il suo recente regolamento, quello che verrà approvato tra poco dal Comune di Cuneo. Ovviamente le eventuali opportune, più che opportune, iniziative di verifica del gradimento dell'utenza, nonché la raccolta di eventuali proposte che venissero avanzate dall'utenza, ci saranno e andranno effettuate nell'ambito delle competenze che nello specifico sono previste dal decreto legislativo che porta il nome informale di decreto Brunetta, iniziative che ovviamente questa amministrazione si riserva di promuovere in futuro dal momento che questa amministrazione è stata ed è aperta alle esigenze di coloro che frequentano la nostra biblioteca, che per nostra fortuna sono tanti. Grazie all'assessore Bailo. Consigliere Marengo, prego.
Presidente, sperando che la voce non mi molli, ma ho letto molto, con molto interesse il regolamento che vabbè, conoscevo già. Devo dire che sono stato un fruitore della biblioteca comunale di Bra per tanti anni. Da ragazzino, parafrasando Leopardi, posso dire che ho speso il tempo mio primo in biblioteca. E, prego? Sulle sudate carte. Tra l'altro ho lavorato anche alla mia tesi sulla 12ª divisione partigiana Bra, cioè l'intero archivio del comandante della Rocca, e quindi ho speso davvero del tempo. Mi fa piacere rivedere la dottoressa Agricola, che saluto e ringrazio, e attraverso lei tutto il personale della biblioteca, perché adesso manco da qualche anno per ragioni di lavoro e di tempo e mi diventa difficile recarmici, però devo dire che i dipendenti comunali che lavorano in biblioteca si sono sempre contraddistinti per passione, gentilezza, cordialità e aiuto nei confronti delle persone che cercavano da loro magari anche solo un consiglio di lettura. Vorrei, se mi permettete, in questa serata ricordare anche un grande amico che ha lavorato in biblioteca, Toni Lucci, che ci ha lasciato un paio di anni fa, ed era diventato veramente l'immagine quasi stessa della biblioteca, e mi faceva piacere ricordarlo proprio perché questa sera, parlando dell'argomento biblioteca, sicuramente sarebbe stato contento di trovarsi in mezzo a noi a discutere, a parlare, magari portando anche quelle che lui considerava le migliorie. Ecco, detto questo, mi sono preso proprio solo un minuto, la voce per fortuna non mi ha lasciato, e annuncio il nostro voto favorevole, mio, quello dei colleghi Elena Somaglia e credo anche del consigliere Panero, che mi ha delegato a parlare invece sua. Grazie. Grazie. L'assessore ha chiesto ancora, sì, prego. Prima nelle comunicazioni, anzi no, nella replica alle osservazioni del consigliere all'Asia, ho dimenticato di intervenire su uno dei punti che il consigliere aveva evidenziato. Il consigliere ha chiesto perché in tutti questi anni non si fosse mai attivata la commissione. In realtà occorre dire che almeno un tentativo operoso è stato fatto oramai un po' di anni fa, quando presidente della commissione fu Paolo Bulgarini, e quindi sarebbe ingiusto dimenticare l'esperienza e l'intelligenza che ha profuso Paolo Bulgarini in quel contesto. Ci tenevo anche a esplicitare che l'approvazione di questo regolamento non è differibile, dal momento che il 3 di settembre la nostra biblioteca passerà dal prestito cartaceo a quello informatico, come ho accennato prima, e per arrivare a tale scadenza è necessario approvare ora questo regolamento. Infatti il regolamento che è sottoposto alla vostra attenzione dovrà essere sottoposto all'attenzione di tutti gli utenti della biblioteca, di ogni singolo utente, affinché informato, consapevolmente informato, possa decidere se intenda consentire o meno la raccolta dei suoi dati anagrafici, che devono poi essere inseriti nell'apposito database come da prescrizioni di legge. Considerando che i campi obbligatori presenti nella scheda di ogni utente sono numerosi e che il numero degli utenti cui i dati vanno caricati oscilla tra i 10.000 e i 15.000, perché tanti sono i nostri fruitori, è di tutta evidenza che occorre partire al più presto con la raccolta dati e il loro caricamento, dal momento che questo operazione comprensibilmente è abbastanza lunga, e dunque soltanto partendo ora possiamo sperare di riuscire ad arrivare il 3 settembre, che è la data che ci siamo posti per passare finalmente, come da tutti auspicato, al sistema informatico, ci veda pronti. Grazie. Grazie ancora all'assessore. La parola al consigliere Maggiù, prego. Grazie Presidente, anch'io volevo ringraziare Luisa, visto che è presente, che è una bibliotecaia, è una psicologa, è una mamma, è una persona che insomma ha diversi ruoli in biblioteca. In biblioteca ci sono tanti problemi, tanti ragazzi,
i nostri bibliotecari tutti hanno sempre avuto molta attenzione verso gli utenti. Ringrazio Daniele, ringrazio Cristina e ringrazio anche Malamaci per il passato che ha fatto. Ma io la biblioteca la conosco molto molto bene. Io un anno in prima superiore ho avuto delle difficoltà a scuola e facevo geometra e fui bocciato. E il consiglio che mi diedero l'insegnante, la professoressa Scarfi, era quello di provare a trovare un luogo dove andare a studiare, un luogo dove iniziare a trovare il mio spazio, un luogo dove poter insomma avere la disponibilità di libri e soprattutto delle persone che ti possono aiutare quando non comprendi alcune tematiche. E lo trovai nella biblioteca. L'anno successivo, e per 7 anni consecutivi, non ho mai abbandonato quello spazio. Quasi ogni giorno andavo a casa a mangiare e ritornavo in biblioteca. Tanto che ho creato un rapporto d'amicizia con tutti quanti e ho fumato tantissima pipa in maniera passiva. Tutte le volte che Tony doveva fare pausa, non la faceva senza di me. Uscivo sempre con lui e tra uno scambio politico e uno scambio anche sulla cultura, tra i consigli di libri da leggere, passavamo almeno 15 minuti di tempo di pausa sempre. E perché dico questo? Dico questo perché della biblioteca mi innamorai e ne sono tuttora innamorato, tanto che forse uno dei principali motivi, una delle principali idee politiche che avevo quando mi sono candidato c'era proprio la biblioteca di Bra. E noi nel 2013, con un gruppo di ragazzi, in maniera informale, finanziati grazie a un progetto della CRC, insieme dall'IVA, abbiamo provato, non era quindi consigliere comunale, abbiamo provato a raccogliere alcune informazioni per conoscere e comprendere quali sono le mancanze della biblioteca, per capire cosa serve agli utenti, cosa si può migliorare, e fu fatta una ricerca straordinaria, oltre 250 questionari, interviste video con giornalisti, abbiamo fatto un montaggio di video, e il progetto si chiamava Va bene vicini vicini, ma così è troppo. E volevamo richiamare il fatto che tanti studenti venivano a studiare, a preparare gli esami, lo spazio era piccolo e quindi ci si stringeva tanto. La tua voce in capitolo sulla biblioteca di Bra era importante, questo era il sottotitolo. Ed è stata davvero una propria attività di democrazia dal basso, con l'obiettivo quindi di sondare attraverso questionari, come ho detto prima, per capire quali sono le migliorie che si possono apportare, al fine di renderla spaziosa, più aggiornata, più funzionale per i numerosi utenti che ne fanno uso. Io penso che sia uno un luogo di aggregazione culturale più importante della città, dove studenti di qualunque tipo di ordine e grado si trovano ogni giorno. È spesso un luogo anche di incontro, luogo di incontro fra ragazzi universitari, ragazzi che si scambiano libri, si aiutano a vicenda. E penso che quindi sia il luogo di aggregazione giovanile più importante. E siamo partiti però da una riflessione personale. Abbiamo fatto 3 giorni a casa, alla casa di Bandito, Mariapoli. Mi ricordo che l'assessore Fogliato venne a parlare. Abbiamo fatto 3 giorni d'inverno, novembre, forse dicembre, in cui ci siamo messi insieme, eravamo 10, abbiamo pensato qual è lo spazio della nostra città che ha bisogno di un rinnovamento, che ha bisogno di un'innovazione. Sono uscite diverse proposte, è uscito il giardino della stazione, è uscito l'ala, è uscita la sala studio, ma poi abbiamo scelto tutti di andare verso la biblioteca perché era il luogo che conoscevamo meglio e il luogo che frequentavamo di più. Come trasformarla in meglio? Questo era l'obiettivo. E tra le tante cose che sono uscite, oltre ad avere un aggiornamento dei libri, anche legati insomma agli studi universitari che i ragazzi fanno, e libri recenti, nuovi che escono ogni volta, e libri in lingua, queste erano le principali richieste, vi era un altro molto più importante soprattutto che arriva dai ragazzi che studiano all'università. Nel questionario è uscito che alcuni ragazzi, pur di non avere l'interruzione, e qui vorrei parlare soprattutto sull'orario di apertura, nonostante, ripeto, sia l'orario più lungo sulla provincia di Cuneo, penso, molti ragazzi hanno scritto che l'interruzione di pausa pranzo per chiudere la biblioteca e interrompere lo studi, preferivano addirittura prendere un biglietto del treno e andare a Torino in una sala studio, dove è solo sala studio, pur di non avere un'interruzione. Moltissime richieste invece erano quelle di poter aprire anche in orario post ore 18,
affinché si possa permettere in una fase annuale, nella quale c'è il carico di lavoro, di studi, soprattutto quando ci sono gli esami, di poter aprire fino magari alle 19:20. Io condivido assolutamente questo nuovo regolamento, ho proposto 5 modifiche nell'ultima commissione, 6, 5 sono state accettate, erano piccole, ma la sesta più importante no, e penso che la sesta sia davvero la più importante, che potrebbe cambiare e dare un valore di più al nostro spazio, alla nostra biblioteca. E quando nell'articolo 3, nel comma D, si dice assicura la continuità dei servizi della biblioteca adottando orari di apertura al pubblico rispondenti alle esigenze delle diverse categorie di utenti, è vero, ma non totalmente. E la mia richiesta che fu fatta la settimana scorsa durante la commissione era di prevedere almeno un mese, 2 mesi all'anno, quando c'è la fase degli esami per gli studenti universitari, di poter trovare una gestione diversa. Visto che non abbiamo fondi per assumere un altro dipendente, e questa sarebbe la cosa straordinaria che si potesse fare, ma se non si può, per il momento si potrebbe coprire questa assenza tramite diversi attori, diverse associazioni, la consulta giovanile, un ruolo importantissimo strategico politico della nostra città, potrebbe anche essa diventare un organo di sostegno ai ragazzi affinché possano studiare in orari prolungati. E ripeto, quando parlo di studio non indico assolutamente la possibilità di poter prendere libri in noleggio, assolutamente no, si parla solo dello spazio dove ci sono i tavoli, dove ci sono le sedie, dove i ragazzi possono sedersi e studiare per qualche ora in più. Abbiamo un gruppo di ragazzi giovani nella consulta giovanile, che da qui ringrazio, che stanno facendo delle cose straordinarie, importantissime. E questo tema era addirittura il tema della consulta giovanile del 2009, questo era il principale tema, quindi è un tema che si sta portando avanti da ormai quasi 10 anni. 10 anni quasi. Abbiamo chiesto, infine, durante questo incontro, all'assessore, di poter rinviare la decisione ad oggi, di non portare questo punto in Consiglio Comunale, perché sono passati più di 30 anni, nel 1980, perché dobbiamo correre in questi ultimi giorni per approvarlo, mentre possiamo aspettare una settimana e verificare cosa succede in altre scuole, in altre biblioteche. E io sono stato personalmente la settimana scorsa dalla biblioteca di Settimo Torinese, e non solo lo danno anche in realtà giovanili, ma addirittura fanno corsi di inglese all'interno della biblioteca di sera fino alle 21, dandola a privati, che non ha nulla a che vedere né con la fondazione bibliotecaria né con il comune. Quindi questo si può, ed è una scelta strettamente politica. Quindi abbiamo chiesto più tempo per conoscere le realtà, diverse realtà, e di poter andare incontro ai giovani, quindi rispettando il comma D dell'articolo 3. E ripeto, non è gravoso come lavoro, non è difficile, soprattutto pensato in un'ottica di periodo di esami. Un mese, due mesi.